l'idea del diritto alla propria immagine. Io non ho il diritto di rubare l'immagine ad un altro senza chiedergli il permesso, e l'altro non ha il diritto di farlo con me. Al diritto d'immagine è associato poi il diritto di pubblicazione, e quindi se mi hai scattato, papà, una fotografia mentre ero tutto sporco di cioccolata e la prima volta che sono venuti a casa gli amici gliel'hai fatta vedere facendomi vergognare come un ladro, lì in fondo mi avresti dovuto chiedere se quella foto che ti avevo dato il permesso di scattare, io ti do anche il permesso di farla vedere ad altri. Che è, se ci pensate bene, la stessa differenza che passa tra il dirti posso fotografarti e il dirti posso pubblicare la foto che ti ho fatto, capite che non è la stessa cosa. Allora, in relazione all'attività di produzione, banalmente, far crescere già precocemente il bambino con queste due consapevolezze, secondo me ti sarà una ragione, risolve gran parte dei comportamenti scorretti di pubblicazione. Li risolve in grandissima parte. Capire il diritto all'immagine e capire il diritto alla pubblicazione. La terza cosa che ti sarà invece va fatta capire subito è la irreversibilità degli atti. Cioè che il diritto all'oblio giuridicamente è sacrosanto, tecnicamente, per come è fatto il web, è difficilissimo da ottenere. E quindi, prima di postare, pensa. Pensaci sempre. Prenditi tutto il tempo che serve prima di postare, perché quel click lì è definitivo. Non si torna indietro, purtroppo. Ecco. Secondo me, già costruire la responsabilità di un ragazzo su queste tre idee semplicissime potrebbe essere un portarsi molto avanti nello sviluppo della sua responsabilità matura di persona, uomo o donna, che sta nei social o che sta nel web in maniera consapevole e con un comportamento di cittadinanza adeguato. Perché poi alla fine quello che sta sotto a tutte le cose che ci siamo detti, che ci stiamo dicendo questo pomeriggio, quello che ci sta sotto è che oggi l'uso dei media digitali è parte integrante della nostra cittadinanza, sia la cittadinanza passiva in quanto soggetti di diritti che è giusto ci vengono riconosciuti, sia la cittadinanza attiva. E non è soltanto un problema di teledemocrazia, non è soltanto un problema di poter votare mentre si è all'estero, proprio un problema di accesso ai servizi e di ripensamento del senso della propria partecipazione. Accesso ai servizi perché oggi la dematerializzazione e la digitalizzazione progressiva del welfare fa sì che il saperci fare con questi dispositivi sia qualche cosa senza di cui si riesce difficilmente poi ad accedere ai servizi. Allora, gli insegnanti sanno hanno conosciuto negli ultimi tempi i piaceri dello speed e del riconoscimento oculare, cioè cose che pensavamo fossero un problema soltanto di 007 operazione Goldfinger, invece abbiamo scoperto che anche noi il riconoscimento dell'iride eccetera eccetera, però banalmente pensate un 9x70, il nonno di turno un 9x75, penso a mia zia che ne ha 82 e che ha accesso ai servizi sanitari né più né meno che in digitale come gente più giovane, c'è bisogno di un tutor, il nipote o il sottoscritto che si reca a domicilio e la sostiene nel suo accesso ai servizi. Quindi c'è anche tutto il tema di un divario digitale di ritorno. Oggi il divario digitale non è più solo tra nord e sud del mondo. A Cuneo potreste avere delle sacche di esclusi digitali
e potremmo paradossalmente generarli noi stessi se siamo un comune che si pensa come smart city, digitalizza tutto e di fatto sta escludendo, per il fatto stesso di aver spinto sulla digitalizzazione, tutta una fetta di popolazione, ad esempio. Ecco, per cui, ecco, questo sul tema della produzione. Fare una domanda. Io volevo chiedere, sarei interessato.